Allora, riprendiamo i lavori del Consiglio Comunale. Dopo una breve sospensione, chiedo al segretario comunale di procedere all'appello per verificare la sussistenza del numero legale. Allora, rivediamo di nuovo la presenza dei consiglieri in aula. Milano Daniele, Presente. Bottone Matteo, Francesca Gargano, Cobalto Enza, Cuomo Ilaria, Alfonso Apicella, Antonietta Matruda, Giorgio Stancati, Alfonso Del Pizzo, Antonio De Luca, Gianluca Laudano e Francesca Balestra. Perfetto, il numero c'è, proseguiamo. Ok, ho disposto questa sospensione che si è prolungata un pochino più dei 5 minuti che ho annunciato, al fine di consentire al segretario comunale di dirimere alcuni aspetti legati all'applicazione del regolamento e anche per insomma, un confronto sereno tra i gruppi consiliari che, come si è potuto comprendere dalla discussione che abbiamo svolto, hanno una posizione unanime che peraltro è cristallizzata già dai verbali della conferenza dei capigruppo. Gli interventi che sono stati che hanno preceduto questa riapertura esauriscono la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e pertanto richiedo ai consiglieri interessati a effettuare una eventuale dichiarazione di voto in merito alla proposta oggetto di votazione. Allora, Stancati e Del Pizzo. Noi, in coerenza a quanto è già avvenuto sull'iter di questo procedimento e già espresso e cristallizzato nei verbali della Capigruppo, siamo sicuramente fermamente favorevoli all'abbattimento delle barriere architettoniche, ma non contrari all'installazione di una servitù di tali proporzioni e pertanto ci asterremo. La parola al consigliere Del Pizzo. Anche il nostro gruppo, che è molto sensibile all'abbattimento delle barriere architettoniche per i disabili, si astiene si astiene in questa votazione perché devono essere alla base del procedimento che invitiamo a proporre, ci devono essere le motivazioni presenti nella capigruppo che abbiamo fatto in precedenza. Quindi il nostro gruppo si astiene e speriamo in un ripensamento delle parti, in quanto l'allargamento di 6 metri e 60 è realmente eccessivo rispetto a quelle che sono diciamo, le dimensioni dei varchi che normalmente ci sono. Grazie consigliere, dichiarazioni di voto sono concluse, pertanto pongo in votazione la proposta così come letta. Consiglieri favorevoli? Nessuno. Consiglieri contrari? Nessuno. Consiglieri astenuti? Tutti. La proposta è pertanto non approvata. Allora, l'ordine del giorno odierno è esaurito, ma ai sensi del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, sono pervenute delle interpellanze da parte dei consiglieri di minoranza, a beneficio di chi ci segue da casa. Leggo cos'è un'interpellanza, in maniera tale che chi si approccia ai lavori del Consiglio per la prima volta possa esserne partecipe. Allora, l'interpellanza, che è normata dall'articolo 38 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco o alla giunta per conoscere i motivi della condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento. L'interpellanza è scritta all'ordine del giorno delle sedute secondo l'ordine di presentazione. In ogni seduta devono essere trattate almeno 5 interpellanze secondo l'ordine di presentazione. Alla trattazione delle interpellanze, però, non può essere dedicato più di 90 minuti. L'interpellante può chiedere che l'interpellanza venga discussa anziché in aula nella competente commissione consiliare. Le interpellanze alle quali
il sindaco o l'assessore competente abbiano ritenuto di dare una risposta scritta o che siano state trattate in commissione, non vengono discusse in aula consiliare, salvo che l'interpellante ne faccia espressa richiesta. Lo svolgimento delle interpellanze in aula è normato dall'articolo 39 del regolamento. Dopo la lettura dell'interpellanza da parte del presidente, l'interpellante può illustrarla, avendo a disposizione non più di 5 minuti. La risposta del presidente o dell'assessore competente non può superare i 5 minuti e potrà dar luogo alla replica dell'interpellante per dichiararsi soddisfatto o no della risposta, mantenendosi nel tempo di 5 minuti. L'interpellanza presentata da più consiglieri viene svolta dal primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, da uno degli altri firmatari. Per il rimanente si applicano le disposizioni dei precedenti commi. Poi gli articoli 40 e 41 normano l'eventuale trasformazione dell'interpellanza in mozione. Per cui sono pervenute varie interpellanze a firma di tutti e quattro i consiglieri di minoranza. Ovviamente io mi atterrò scrupolosamente a quello che è previsto dal regolamento, però chiedo ai consiglieri se vogliono loro leggere e illustrare o preferiscono che sia io a leggere e loro eventualmente illustrare. Ok. Allora, interpellanza del 10-12-2021, protocollo 18-503, oggetto interpellanza realizzazione infrastrutture previste dal piano industriale triennale 2019-2021. I sottoscritti, consiglieri comunali di minoranza, premesso che nell'elaborato servizio integrato di igiene urbana piano triennale 2019-2021 redatto da SIMA si fa riferimento a adeguamento area comunale in via delle cartiere, CSS, centro di supporto ai servizi di raccolta con condizionamento, riduzione volumetrica dei materiali e predisposizione al trasporto, realizzazione di un'isola ecologica portuale nell'area già individuata da provvedimenti regionali e dal piano di gestione approvato dalla Capitaneria di Porto, realizzazione di postazioni interrate per scarrabili nel piazzale parcheggio della Darsena, che nel documento capitolato speciale descrittivo e prestazione di gara si fa riferimento alla progettazione e realizzazione delle infrastrutture previste dal piano triennale 2019-2021, isola ecologica portuale, postazioni interrate per cassoni scarrabili, richiamato l'articolo 38 del regolamento, chiedono di conoscere il motivo per cui queste infrastrutture non sono state ancora realizzate e se vi sono motivazioni ostative. Chiedono inoltre di sapere se l'amministrazione è ancora intenzionata a realizzare la vasca interrata nella Darsena, visto che la stessa da oltre un anno è oggetto di lavori a causa dei danni prodotti dalle mareggiate. I sottoscritti chiedono che l'argomento venga discusso nel prossimo Consiglio Comunale. Allora, ai sensi del regolamento, il primo firmatario, dottor Alfonso Del Pizzo, ha 5 minuti per illustrare la proposta e poi risponderà il sindaco o l'assessore competente. La parola al consigliere Gianluca Laudano. Prego, consigliere Laudano. Prendo la parola, però... Prima non ho risposto, mi faceva piacere che sull'argomento che abbiamo trattato prima, approfitto, visto che ci siamo lasciati in buona, poi o lei o il capogruppo mi dia una risposta, perché poi tutto quello che ho detto io maccheronicamente riguarda i regolamenti che non approviamo e cose, finisce nella discussione che abbiamo fatto e passo subito al punto del giorno, quindi spero in una risposta. Sarò molto breve, non ho intenzione di far polemica, però... Se leggete il piano industriale, cari colleghi, ancora una volta ribadisco ciò che scrivo quotidianamente, cioè queste tre infrastrutture che poi fanno parte del piano industriale a quale è seguito il capitolato d'appalto del consorzio REZ sono propedeutiche a tutto quello che è un lavoro che è minuzioso e che serve alla riduzione dei rifiuti. Io non vedo niente in giro di tutto ciò, nulla. Allora, c'è stato un passaggio di deleghe dall'assessore Bottone all'assessore Cuomo e quindi capisco i problemi, eccetera, eccetera, e lo dico a me stesso e pure ai consiglieri di essere meno aggressivo possibile e di pazientare, ma non è possibile che noi ci abbiamo, cioè noi queste cose le dovevamo fare nel triennio 19-2021, siamo nel 2022, non si è iniziato a fare nulla, nulla. L'adeguamento a Valle delle Cartiere, la professoressa Madrude ne è testimone, se ne parlava già il 2016, il 2017 per il combattimento del cartone, per ridurre i rifiuti, perché la sera ci abbiamo i cartoni davanti ai negozi. Non è stato fatto.
l'ISA ecologica portuale, che pure dovrebbe servire per la plastica, per la... niente. Quello della Darsena, che a mio modesto parere non sono tecniche, secondo me come logistica è proprio sbagliato, perché là le mareggiate abbiamo visto che cosa combina, pure dovrebbero servire per il raggiungimento degli obiettivi. E queste sono tre cose, insieme alla macchina spacciatrice, al vetro, propedeutiche, come propedeutiche, proprio per l'inizio di questa nuova tipologia. Noi non abbiamo fatto niente. Chiaramente rispondetemi e poi illustrerò un poco qual è il mio pensiero. Vi ringrazio. Allora, giusto per essere precisi, l'interpellanza prevede la domanda con l'illustrazione, che è quella che abbiamo letto e illustrato il consigliere Ladan, una risposta da parte del sindaco e l'assessore, poi l'interpellante, ovvero in questo caso il consigliere Ladan, può dirsi soddisfatto o meno della risposta. Quindi okay. Non è che si apre un dibattito all'infinito, giusto per essere chiare, e non mi fate essere scortese. Allora, la nota 18.503 del 10.12 è compatibile con quanto previsto l'articolo 38.1, cioè consiste in una domanda volta a conoscere i motivi della condotta o gli intendimenti dell'amministrazione su un determinato argomento, per cui risponde a questa interpellanza la consigliera delegata all'ambiente, la dottoressa Ilaria Cuomo, a cui cedo la parola. Allora, in merito al progetto, ai progetti che sono stati messi in evidenza, l'unico progetto che ci è arrivato da parte della ditta appaltatrice è quello riguardante la Darsena, che ci è pervenuto solamente nei primi giorni di novembre. Successivamente poi c'è stato il cambio del settore all'altro responsabile, quindi stiamo dando il tempo necessario per poter entrare nel merito del settore ambiente, che appunto hai detto anche tu che è un settore abbastanza complicato, bisogna capire per bene e prendere un po' le ridini dei vari procedimenti e dei vari documenti presenti. E quindi siamo un attimo fermi, anche perché ci sono delle varie cose da chiarire anche con la ditta appaltatrice. Okay, giusto una replica di 30 secondi. Mi dispiace, però noi abbiamo dei tempi, non è che siamo in ritardo di 6 mesi. Abbiamo fatto 6 discussioni con la vecchia igiene urbana, dovrebbero essere applicate le sanzioni, non è un problema nostro, ci dovremmo chiedere a questo punto come mai il responsabile di servizio non applica le sanzioni, se no queste cose, se no non ci giriamo troppo attorno, la munizione rimane così, è nati 10 anni, perché stiamo da 7 anni, ho completato. C'è una sorta di contenzioso in atto tra l'ente e la ditta appaltatrice proprio per questi ritardi. Ok. No, non c'è possibilità di dire, perché allora, chiederemo con un a maggiore precisazione, così ci chiariamo sulla porzione di domanda a cui non è stata data risposta. Allora, la vasca interrata alla Darsena fa parte del progetto industriale, è stata presentata a novembre, quindi in ritardo rispetto agli accordi contrattuali. In ragione di questo ritardo, come ha detto la consigliera Cuom, sono state combinate le sanzioni, è in atto quindi praticamente una interlocuzione con la ditta, che ovviamente eccepisce rispetto ai rilievi fatti dall'ufficio, che oggi ovviamente questa infrastruttura, così come le altre che ha richiamato il consigliere Ladan, è parte essenziale del piano industriale, e che un eventuale ripensamento potrà essere fatto solo sulla base di dati oggettivi che ne ostino la realizzazione. Chiaro che è cambiato l'organizzazione interna, c'è un nuovo responsabile, è cambiato anche il funzionario preposto al servizio ambiente, per cui siamo nei tempi fisiologici, però finalmente il progetto è stato presentato. Passiamo pertanto alla seconda interpellanza, che ha sempre tema l'ambiente. Protocollo 18.419 del 10.12.2021, interpellanza su nuove modalità di conferimento, sottoscritti consiglieri comunali, sempre di opposizione. Premesso che nella seduta consiliare del 30 settembre 2021 è stata discussa e votata e approvata la nuova modalità di conferimento dell'umido, che ad oggi, trascorsi oltre 70 giorni, tale nuova modalità non è stata ancora attuata, che non si è ancora provveduto a fare un'adeguata campagna informativa volta a rendere tutta la cittadinanza circa le nuove modalità di raccolta della frazione umida. Richiamato l'articolo 38 del regolamento, chiedono di conoscere quando e con quali modalità l'amministrazione intende procedere
per iniziare a sensibilizzare e informare la popolazione riguardo quanto esposto e quando verrà messa in essere la nuova modalità di raccolta. I sottoscritti chiedono che l'argomento venga discusso nel prossimo Consiglio. Allora, anche questa istanza è compatibile con le previsioni dell'articolo 38 del Consiglio Comunale, per cui chiedo al primo firmatario, cioè il dottor Alfonso Del Pizzo, di trattare l'argomento. Ritengo che ci sta poco da trattare, a parte la giro al consigliere Lodano, ma c'è poco da trattare, abbiamo bisogno soltanto di una risposta. Quello che abbiamo votato in Consiglio Comunale dovrebbe essere messo in pratica. Fino adesso non abbiamo messo assolutamente nulla. Devo applicare il regolamento, per cui devo chiedere al primo firmatario di trattare. Sì, ma lo tratta Lodano, quindi. Prego, Lodano. Allora, salvo che sapete tutti questo argomento mi sta particolarmente a cuore, e che veramente ancora una volta chiedo pure ai miei amici superiori qua di avere la massima pazienza possibile. Però questo qua dell'umido, caro sindaco, è una questione delicatissima, per cui richiede tanto di quel tempo e tanto di quell'impegno che l'amministrazione dovrebbe, in particolare l'amministrazione, ve l'ho detto già qualche altra volta, dovrebbe dare il massimo aiuto alla consigliera Cuomo. Ho sempre ritenuto, per un modo mio di vedere la vita, la politica, tutto a modo mio, che l'unica delega che dovrebbe essere pagata è quella dei rifiuti urbani in un paese come Amalfi, perché ci sta da buttare il sangue. Si dovrebbe perdere almeno 7-8 mesi di tempo, a 2-3 ore al giorno, per sensibilizzare la popolazione, le strade, chi col pizzico, chi con la carezza, chi con la multa. Ma io cerco di fare un quadro della situazione. Oggi, partendo da Tovere, dall'Interpodelare, da San Felice, da via Marta Volella, ci sono per esempio i ganci perché da qualche mese non ci sono proprio più i bidoni. Scendiamo giù, arriviamo a via Montefuggione, a Vettica ci sono 4 bidoni. Passiamo per via Riveccio, un solo bidone. Scendiamo più giù, via Monterosso, 2 bidoni sulla rotabile, perché io ho letto bene il capitolato. Arriviamo a via San Pietro a Dudaro, 2 bidoni. Saliamo verso Pogerola, a via Tuoro e via Caramone, secondo me c'è una nuova sperimentazione, sul caposcala 2 bidoni fissi. Quindi sa significare che nello stesso bidone si chiede all'utente della zona di conferire la tipologia diversa di rifiuto, rispettando le cose, con una scritta anomala che verrà multata tutta la scala, tutta la zona in caso di... Arriviamo a Pogerola, un'altra modalità diversa, a Pastena, 2 bidoni in strada, Pogerola, sulla via Palavena, 2 bidoni su, 4 bidoni, 3 bidoni sotto al piazzale di Riulo, arriviamo a Pogerola Alta, 3 bidoni in strada, questo più o meno per le frazioni. Continuiamo a scendere sulla nazionale e troviamo il Bivio, Salito Guarracino, via Mauro Comite, sotto al mio giardino, un'altra serie di tipologie di rifiuti, cioè quello com'era l'Enereidi, che ben avete fatto a levare dalla strada, aperti, sotto Mauro Comite la stessa cosa. Arriviamo al cieco, 5 bidoni strada. Consigliere, scusami se ti richiamo, ma è necessario rimanere sull'argomento dell'interpellanza. Questo qua... Altrimenti il consigliere De Luca dice che richiamo solo lui, quindi... In questo modo... È chiaro che siamo in una fase di sperimentazione in cui i 2 bidoni o i 4 bidoni non sono come riferimento alla tipologia del rifiuto, ma sono secondo le quantità del quartiere. Allora mi rifaccio a quello che dico. Secondo me c'è bisogno di un lavoro minuzioso di 7-8 mesi, c'è la massima collaborazione da parte di tutti, però c'è bisogno di sensibilizzare tutta la popolazione, c'è bisogno che o la consigliera Cuomo, o 2 o 3 persone vicine a lei
sensibilizzano la popolazione strada per strada, vicolo per vicolo, dove non è possibile mazzate i morti, perché se no non ci riusciamo più. E la differenziata non la stanno facendo, perché non vi posso assicurare che sto all'1% delle forze, ma non sto aggredendo. Però se vado a via a Carramone, dove avete messo quella scritta, tutti i giorni, io ho le fotografie cadenzialmente tutti i giorni, e nei due bidoni c'è tutto mischiato, noi non ci nascimmo più. Non ce ne usciamo più, lo dico veramente amorevolmente, senza vi prometto che non sarò aggressivo su questo argomento, però non ce ne usciamo più. Tutto quello che sta scritto qua diventa un libro di fantasia, che andando così a rilento non ce la facciamo nemmeno in 10 anni. Quindi partiamo subito a razzo, quantomeno con l'umido, perché poi l'umido lo sapete ad Amalfi che cosa si fa, okay. Ci camminate tutte. Ok, grazie consigliere, esaurite 5 minuti per esporre. Chiedo alla consigliera delegata all'ambiente, dottoressa Ilaria Cuomo, di dare risposta alla Allora, come è stato detto, siamo in fase di sperimentazione. Siamo in fase di sperimentazione e proprio perché c'è stata questa piccola difficoltà con l'azienda appaltatrice, stiamo organizzando una campagna di sensibilizzazione non solo per l'umido, quindi attraverso l'applicazione di quello che è stato poi deciso in Consiglio Comunale, ma anche delle altre tipologie di riferimento, di conferimento. Sicuramente la sperimentazione deve essere migliorata, e appunto per questo si sta organizzando questa campagna di sensibilizzazione. Ciò che è stato cambiato nelle frazioni e in alcune strade, almeno per quello che mi viene detto dagli operatori e da chi opera appunto nel settore, ci sono dei punti in cui c'è da migliorare e altri punti dove ci possiamo ritenere abbastanza soddisfatti. Dal mio canto c'è massima disponibilità e mi sono sempre e sto accogliendo anche le diciamo i consigli appunto dei cittadini che magari trovano difficoltà appunto nel conferimento di un rifiuto e non di un altro, e quindi stiamo cercando anche di assorbire e di ricevere consigli anche dalla cittadinanza. Siamo sempre disponibili nell'avere qualche consiglio in merito, però a breve dovremmo partire con questa campagna. Mi auguro che la sperimentazione non duri in eterno, perché ripeto, credo che la maggioranza non sia proprio compatta sul modo di vedere, perché in varie strade non ci possono essere tipologie diverse quando la stessa stradina ha la stessa tipologia. È la stessa tipologia di rifiuto, vengono messi più cassonetti perché ci sono più utenze. Il problema è che purtroppo il cittadino magari o ha difficoltà. Io ho avuto persone che mi chiedevano in base al calendario si confondevano addirittura nel conferire in base ai giorni, ovvero mi chiedevano se la domenica, scusate, faccio un esempio, no? Se la domenica dovevano conferire l'umido o dovevano mettere già il multimateriale che invece doveva essere conferito il lunedì. Quindi c'è anche questa difficoltà in alcuni cittadini di capire che magari la domenica c'è sul calendario l'umido e si conferisce l'umido, non si conferisce il multimateriale che invece bisogna conferire il lunedì, sempre ovviamente la sera nelle ore in cui è indicato. Quindi questa è anche la difficoltà, perché fino adesso avendo sempre i cassonetti presenti lungo la strada, ognuno di noi, anche me compresa a volte, non l'ha mai rispettato il calendario. Quindi bisogna dare il tempo per capire alle persone come appunto innanzitutto suddividere, perché ho avuto anche richieste in merito e stiamo elaborando una sorta di tabella dove viene indicato più nello specifico cosa va conferito nell'umido, cosa va conferito nel cartone, nel multimateriale. Troviamo ancora multimateriale sporco quando invece deve essere pulito, quindi bisogna lavorarci tanto, e lo faremo attraverso la campagna di sensibilizzazione, volantinaggio. E inoltre ricordo a tutti quanti che c'è un'applicazione che si chiama Junker e ha la faccina di una zebra.
Io lo uso con mia figlia e quando c'è stata la possibilità lo abbiamo anche trasmesso agli alunni della scuola qui ad Amalfi, anche grazie al distretto turistico abbiamo dispensato quelle borracce in Triton e abbiamo fatto in modo che tutti i bambini scaricassero questa applicazione con cui attraverso la scansione del codice a barra di ogni prodotto ognuno di noi è capace a fare la differenziata e inoltre indica. Anche lì è presente sia il calendario di conferimento e sia anche presto verrà anche lì inserito il numero ingombranti. Tutto, cioè, ma abbiamo, per quanto riguarda almeno l'umido, che è una vecchia cosa con i cestini ad Amalfi, abbiamo una scadenza per mettere i cestini dell'umido? Dobbiamo continuare per altri 2 anni così? Perché per quanto riguarda il centro storico, dove c'è il porta al porta, la minima, questa qua è da fare subito, secondo me. Il giorno dopo che noi abbiamo dato l'ok per mettere l'umido nei cestini al centro storico ad Amalfi Centro, noi ci aspettavamo una richiesta anche da parte degli utenti che venissero a chiedere qui quando c'è la raccolta, diciamo, si dispensano i kit buste, che qualcuno le veniva a chiedere. Al momento non l'ha venuto a chiedere nessuno e a chi abbiamo chiesto ci sono dei cittadini che dicono che non hanno neanche lo spazio per poter tenere il cestino. Quindi bisogna un attimo. Bisogna obbligarli, che il cestino va davanti alla porta. Cioè, bisogna lavorarci, c'è tanto da lavorare. Così come nei bidoni, per, consigliere, nei bidoni, giusto. No, quindi, allora, giusto per mandare, perché sennò ci perdiamo poi. La consigliera Cuomo pensa che ha esaurito la risposta. Per cui adesso il consigliere Laudano ha 5 minuti per dichiararsi soddisfatto o meno della. Allora, i problemi essenziali sono due. Che per quanto riguarda l'umido, secondo me bisogna partire subito ad Amalfi. Per quanto riguarda le prove, come le volete chiamare voi, nelle frazioni, non mi soddisfi il fatto che a Tovere si dà indirizzo di mettere la busta appesa e per esempio a Via Carramone si lasciano 2 bidoni. Ti posso garantire che a Carramone o a Toro i 2 bidoni sono pieni di tutto mischiato, quindi allora o c'è ma mettere la telecamera. Perché se nei 2 bidoni, se vogliamo farli conferire tutti i giorni, ne dobbiamo mettere 4. Se ne vogliamo avere 2 e quindi usare lo stesso bidone, perché non rimane la forza di cambiarlo, usare 2 bidoni, cioè ma mettere la telecamera, perché non lo risolverà mai il problema, cara Ilaria. Sotto il mio giardino ho le fotografie che qualche 500 nere fa il tira a piattelle. Francesco mi ha offeso la mia intelligenza nel consiglio comunale scorso, ha detto che non era così, forse non mi ricordo, quando parlavamo pure della Fran, fanno il tira a piattello e Francesco lo sa bene. Francesco, ci siamo, vogliamo là, c'è sta l'ira di Dio là vicino, perché un bidone, cioè, non è possibile, perché se no gli date la differenziata andranno sempre peggio al di là di ciò che scriviamo. Quindi bisogna correre. Per quanto riguarda l'umido nel centro storico, non abbiamo tempo da perdere, perché ci vuole 1 anno e mezzo per abituare la gente. Bisogna obbligarli e bisogna dare le mazzate alla gente col cestino pure davanti alla porta, come mettono la busta appesa, perché se no ho 3.000 video da domani in poi per 1 mese e mezzo te li invio tutti in privato, va bene? Tutte, vedi, ratti e gatti che cosa combinano, te li mando tutti in privato e ti prometto che per 1 mese io non ti pubblico niente, te li mando tutti in privato e vedi che cosa combinano. Allora, grazie, passiamo alla interpellanza protocollo 19408 del 22/12/2021. I consiglieri comunali di minoranza, premesso che con la nota del 26 maggio 2021 interrogavano le signorie loro riguardo l'evento franoso avvenuto nel lontano 2011 in via Maestri dei Villaggi, precisamente in località Guarracino, zona adiacente al cimitero di Vettica, in quanto da allora la stradina pedonale, a causa anche di altro smottamento avvenuto sempre nella stessa zona in un periodo successivo, risulta interdetta al transito pedonale, che per tale motivo alcune famiglie di Lone, per raggiungere le proprie abitazioni, sono costrette a percorrere un percorso alternativo attraverso proprietà private. Con nota del 29 giugno 2021, il sindaco rispondeva testualmente, virgolette, la stradina è interdetta a causa del crollo di una macera di proprietà privata, cui è seguita l'emissione di una specifica ordinanza di messa in sicurezza, tutt'oggi non ottemperata. L'amministrazione, per il tramite dei suoi uffici, ha predisposto computo metrico per l'esecuzione in danno dei lavori finalizzati alla riapertura della stradina. Il privato, per tramite dei suoi legali, ha recentissimamente preso contatti con il settore urbanistico e demanio, conducendo specifico sopralluogo in sito e manifestando l'intenzione di provvedere in tempi ristretti.
e negli anni scorsi l'amministrazione ha provveduto con dei lavori a rifare una piccola parte in un parapetto nei pressi della suddetta stradina, che negli ultimi giorni la summenzionata stradina risulta sgombra dal petrame e che la rete di chiusura posta al di sotto della scalinata salita a Guarracino risulta rimossa, mentre sul lato opposto vi è una situazione di semisbarramento. Chiedono di sapere se il privato ha ottemperato all'ordinanza di ripristino della macera, il cui crollo ha determinato la chiusura forzata della strada. In mancanza si chiede di conoscere i provvedimenti adottati dall'amministrazione, in particolare se sono state attivate le procedure per l'effettuazione dei lavori di ripristino in danno al proprietario al fine di poter ripristinare il passaggio pedonale, se gli stessi sono stati appaltati e completati. Chiedono di discutere l'argomento nel prossimo Consiglio Comunale. Il primo firmatario è il dottore Del Pizzo. Parola al consigliere Laudano. Cede la parola al consigliere Laudano, che illustra. Devo ripetere? Ripeto, questa situazione va avanti dal 5 aprile del 2011. La cosa strana è che la magistratura non ha individuato un colpevole. Mo, a distanza di tanto tempo, mi chiedo, ma se era un'arteria un po' più frequentata, non dico via Riulo, no, cioè, c'eravamo interessati tutti, sia maggioranza che opposizione, al fine datemi una risposta, come mai dopo 11 anni qua ancora non se ne viene a capo? Dal riscontro l'assessore alla protezione civile, dottore Francesco De Riso. Allora, parto da dove si è fermato il consigliere Laudano. Ovviamente nel caso specifico ricordo un po' a tutto il consiglio che diciamo il lungo periodo di fermo e di inerzia è stato anche dovuto a un periodo di sequestro della zona. C'è stato un sequestro in quella zona, lo voglio ricordare a tutti, quindi questa cosa qua sicuramente ha rallentato di molto. Oggi tra ufficio competente e proprietari del tratto franato è in corso un'interlocuzione. I proprietari hanno avviato i lavori, non sono completi al momento, e questa cosa, chiaramente, laddove si dovesse protrarre la non completezza dei lavori o la cattiva realizzazione, voglio dire, la realizzazione non corretta degli stessi, il Comune ribadisce, l'amministrazione ribadisce la volontà di agire in danno. Quindi se i tempi dovessero ancora prolungarsi, in questo caso l'amministrazione agirà in danno. Ricordo sempre che c'è stata una lunga fase in cui non ci poteva mettere le mani nessuno. C'è stato un sequestro, c'è stato un iter giudiziario, quindi la situazione si è sbloccata dopo molto tempo. Quindi voglio dire, i tempi così lunghi, non sempre si verifica questa situazione, quindi i tempi di ripristino non sono uguali in tutte le situazioni. Quindi in questo caso qua c'è stata una lunga fase in cui purtroppo le mani non ce le poteva mettere nessuno. Ricordo anche la questione della paratia e tutto il resto appresso, quindi è stata una situazione molto controversa. Oggi l'amministrazione ribadisce, nel caso in cui i tempi di realizzazione dell'opera dovessero ancora protrarsi, di eventualmente agire in danno e risolvere definitivamente il problema. Grazie assessore De Riso. La parola al consigliere Laudano per la dichiarazione circa la risposta, allora, dell'assessore competente. La risposta non mi soddisfa per due motivi. Il tempo ne è passato troppo, salvo lo stop. Ultimamente, per opere e virtù dello Spirito Santo, la strada è stata sgombrata dalle pietre. Non so, le pietre sono state, al posto di fare una muratura di 50 centimetri, un metro sviluppata in altezza, sono stati messi due metri a secco. Io non so quale geologo si prenda la responsabilità di dire
perché chi arriverà dovrà spostare tutto e dovrà fare tutto da capo, secondo me. È stato spostato tutto, ma non vedo atti, almeno dall'albo pretorio, dal privato, non mi risulta che ci siano atti. Cioè, quasi a dire, vabbè, mo liberiamo e poi viene aperta la strada. Ripeto, perché là il problema ce l'abbiamo per una lunghezza di 30 metri, sono passati 11 anni, là si da fare una macera, non è che si da fare un muraglione tipo Annunziatella. Cioè, là mo è successo qualcosa, che sono andati là, hanno messo le pietre nella parte retrostante, ma la macera non è stata ricostruita. Significa che di questo passo passeranno altri 5-6 mesi, caro Francesco. Non ho caso ribadito che se i lavori non dovessero essere completati o se completati in maniera non conforme, quindi abbastanza breve, perché... Allora, giusto a integrazione di quello che ha detto l'assessore, ci terrei a dire che queste movimentazioni che sono state effettuate in situ sono state effettuate dal privato, che ha comunicato, come vi avevo detto con la nota di riscontro all'interrogazione, la volontà di addivenire. Tenete conto che anche in questo caso c'è un procedimento non di tipo amministrativo a carico dei proprietari, quindi chiaramente c'è stata tutta una serie di interlocuzioni tra gli avvocati e i tecnici, e che l'ufficio competente, ovvero settore edilizia urbanistica e protezione civile, ha già intimato nuovamente che se non si provvederà in tempi brevi il comune interverrà definitivamente in danno. Possiamo andare avanti? Allora, nota 19725 del 30/12/2021, interpellanza sulla revoca del Consiglio Comunale convocato il 30/12 e il 31/12/2021. Allora, in relazione a questa nota che tratta la questione della che abbiamo discusso prima, della revoca del precedente della precedente seduta del Consiglio Comunale che era prevista per il 30/12, non ritengo che sia stata formulata così come prescrive l'articolo 38 del regolamento di funzionamento comunale. Infatti i consiglieri chiedono di conoscere quali sono gli articoli del regolamento del funzionamento del consiglio del comune di Amalfi, dello statuto e del TUE, che prevedono la revoca del consiglio. Se la mancata approvazione della revisione delle partecipazioni entro il termine stabilito dal 31 dicembre comporti sanzioni, e se la trasmissione degli atti è prorogabile, quanti consiglieri sarebbero stati impossibilitati a partecipare al Consiglio a causa dello stato di quarantena dovuto a contatti con casi positivi accertati al Covid, e se questo numero avrebbe determinato il mancato raggiungimento del numero legale in prima convocazione per l'espletamento delle funzioni del Consiglio. Chiedono che l'argomento venga discusso. Come ho anticipato in premessa, l'interpellanza è uno strumento che consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco allo giunto per conoscere i motivi della condotta dell'amministrazione o suoi intendimenti su un determinato argomento. Per cui diciamo che questa materia, così come è stata formulata, diciamo si avvicina più a un'interrogazione che a un'interpellanza. Ma l'interpellanza è chiara, sindaco, abbiamo posto delle domande. No, quali sono gli articoli? Ma è chiaro. Ma prendiamo atto che il sindaco non sapete formulare le interpellanze, l'interpellanza è una domanda scritta rivolta al sindaco e alla giunta per conoscere i motivi della condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento. Quando fate un'interpellanza non dovete dire quali atti, quali argomenti, dovete chiedere quale motivo, in base a quale articolo. Allora, dello premesso non si può chiedere con l'interpellanza, al massimo dovete fare un'interrogazione. È vero, allora sindaco, il sindaco non sa, voi non sapete formulare interpellanze, leggetevi i regolamenti. Che nel merito vi ho già risposto in apertura sui motivi che hanno indotto alla revoca del Consiglio Comunale, questa per me non ha i crismi dell'interpellanza. Ho letto cos'è un'interpellanza, qua avete chiesto altro. Nel momento in cui mi chiedete con quale articolo, quali atti, quanti numeri, quante cose, non state facendo interpellanze, che le si chiama interrogazione, che è normato da un altro articolo del regolamento di Consiglio Comunale, che è il 37, interrogazione. Se avete confuso le interrogazioni con l'interpellanza, mi dispiace, ma non è colpa mia. La prossima volta fate meglio le cose. Sindaco, noi ci rendiamo conto che siamo di fronte a una massima autorità, perché lei si è specializzata a fare il sindaco ad vitam. Per carità. Per cui noi siamo umili cittadini qui prestati alla politica, perché siamo impegnati in altre professioni. Quindi lei fa da professione, per cui è possibile che possiamo sbagliare, no? Ma è finito questo giochetto, che lei, quando facciamo le interrogazioni, non ci risponde dicendo, accusandoci che non sappiamo fare l'interrogazione. Facciamo le interpellanze e non risponde, perché non sa rispondere, perché in effetti, sindaco,
non ci sta nessun articolo dello statuto, del regolamento e né tantomeno del tuo, cioè del e lo vieta, unico. Non c'è nessun articolo che allora, vieta di revocare, infatti, allora voi, vi ho già risposto prima, perché volete fare due volte perché non ci sta nessun allora, articolo voi che... avete confuso, nei precedenti consigli avete fatto l'interrogazione ed erano richiesti di accesso agli atti. Oggi fate l'interpellanza perché avete scoperto l'interpellanza dopo 24 anni in consiglio comunale che si può fare pochi dibattito a fine consiglio e fate le interrogazioni. Allora, l'interpellanza è l'interpellanza. Io non ho nessun problema a rispondere, ma dovete fare le cose per bene. Infatti, alla prima interpellanza abbiamo dato tranquillamente risposta. Se fate interrogazioni vestite da interpellanza, io vi devo dire che non avete compilato un'istanza nei termini dell'articolo 38. Ma prendiamo atto che il sindaco ha fatto non c'è nessuna, di un consiglio comunale. Non c'è nessun articolo. Esatto, poiché nella revoca lei fa riferimenti al regolamento e statuto, poiché nella revoca che è stata notificata ai consigli allora, di revoca del consiglio comunale, lei fa riferimento al regolamento di funzionamento del consiglio comunale e a statuto, poiché noi da umili cittadini ignoranti non abbiamo potuto prendere visione né dell'articolo dello statuto né tantomeno dell'articolo del regolamento di funzionamento del consiglio comunale, abbiamo chiesto in maniera molto sommessa alla sua diciamo alta carica istituzionale, diciamo in base anche al titolo di studio che ha conseguito presso qualche università, non so quale, di sapere quali articoli a lei ha preso in considerazione per revocare un consiglio comunale. Allora, poiché non sta scritta niente. Caro consigliere, nella nota con cui ho revocato il consiglio comunale ho scritto, visto il regolamento di funzionamento del consiglio, visto lo statuto e visto il TUEL. Le spiego una cosa, né nel regolamento, né nello statuto e né nel TUEL è scritto che il sindaco una volta che ha convocato non può revocare. Chiunque convoca ha anche il potere del contrarius actus, cioè può revocare. Ok, non è vietato e nella misura in cui nel regolamento, nello statuto, nel testo unico non è vietato, significa che è consentito. Dopodiché ci sono altre responsabilità connesse al ritardo nell'approvazione, saranno gli organi competenti a farci rilievi e noi faremo presente quello che è accaduto. E vi ho già spiegato prima i motivi ben logici del perché abbiamo proceduto alla revoca. Dopodiché, e riprendo il discorso, questa qui, così come formulata, non è un'interpellanza. E non è un'interpellanza perché non voglio rispondere, perché tanta la materia è parva materia, perché non interessa a nessuno. Non smuove i cuori la revoca del Consiglio Comunale del 30 dicembre, anche perché non dovevamo approvare atti fondamentali, ma è solo un modo per fare un po' di polemica. Avremo la sanzione amministrativa, smuoverà le nostre tasche, sindaco, non i cuori. No, smuoverà le tasche di chi si è reso responsabile degli atti assumendosi, ma assolutamente no, non si preoccupi. Allora, dello stesso tenore, la nota 106 del 4 gennaio, che è un'interpellanza sul controllo dell'uso dei dispositivi, purtroppo non è formulata nei termini prescritti dal regolamento, perché l'interpellanza, come ho detto, consiste nella domanda rivolta a conoscere i motivi della condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento. Sindaco, con questa nota non mi devo interrompere. Dovrebbe non dar lettura dell'interpellanza. Dia la prima lettura dell'interpellanza, giusto per rendere partecipi i cittadini. Ecco, l'ho fatto che anche prima. Non mi deve interrompere. Qual è l'oggetto della non nostra mi deve interrompere. A cui il sindaco non vuole rispondere. Non mi deve interrompere. Io le dovrei chiudere qui il consiglio perché non ci sono più interpellanze. Ve le sto leggendo per farvi capire che non sapete fare le cose. Ok? Quindi ora la leggo e vi farò fare una doppia brutta figura. Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica che impone la prosecuzione delle iniziative di carattere urgente volte a fronteggiare adeguatamente l'attuale aumento dei contagi, chiedono di conoscere 1. Quanti controlli e quante contravvenzioni sono state levate dal comando di polizia municipale in merito al mancato utilizzo delle mascherine? E che sta in interrogazione. Quanti controlli e quante contravvenzioni sono state levate agli esercizi pubblici relativi al controllo del Green Pass? L'interpellanza è la domanda volta a conoscere la condotta dell'amministrazione o i suoi intendimenti su un determinato argomento. Questa non è un'interpellanza, questa è un'interrogazione. Interpellanza protocollo 356 del 10 gennaio, struttura ombreggiante in piazza della Bussola. I sottoscritti consiglieri, premesso con nota, inviano un'interrogazione in merito alla struttura che ad oggi non hanno ricevuta risposta, visto che la struttura ombreggiante posta in piazza della Bussola è stata oggetto di reiterati interventi nonostante sia di recentissima realizzazione.
che l'articolo 26 del PUT, tipologia materiale e tecnico costruttivo per l'edificazione, dispone quanto segue, che sono da bandire pertanto nell'area quei materiali e quei manufatti che derivano direttamente da una standardizzazione a livello industriale, che per contenere i costi porta al più basso livello l'impegno culturale e tecnologico, e in particolare sono ad escludersi gli infissi in metallo e in plastica per gli interventi di restauro, manutenzione straordinaria ed ordinaria, non è ammesso l'uso di materiali e finiture diversi da quelli tradizionali e originali. In particolare dovrà escludersi l'uso di infissi in alluminio e in plastica. Chiusure esterne avvolgibili di qualsiasi materiale, avvolgibili in metallo. Chiedono di conoscere se sono stati utilizzati materiali conformi alla normativa richiamata, in caso affermativo quali sono i provvedimenti. Questa è un'interrogazione, non è un'interpellanza, perché non ci state chiedendo la condotta o cosa vogliamo fare su un argomento. Questa è un'interrogazione e vi consiglio di rivolgerla al responsabile del settore competente. Cosa che abbiamo fatto, a cui il responsabile dell'ufficio competente non ha risposto, per cui abbiamo ritenuto opportuno mi dispiace che non abbia ricevuto risposta. Non può essere mortificato da un responsabile a una nostra interrogazione. Consigliere, vi ho detto nel momento mi scusi sindaco, dia almeno la possibilità. Stavo dando ragione, ho detto se non vi ha risposto a un umile consigliere di rispondere. Come attore non rende bene. Allora vi sto dicendo che se non avete avuto risposta, mi dispiace da parte del responsabile. Al massimo vi consiglio di sollecitare la risposta al responsabile. Sindaco, in qualità di consigliere, noi non possiamo essere mortificati da un responsabile dell'ufficio tecnico a cui rivolgiamo delle interrogazioni e il responsabile, capita spesso questo, e il responsabile non risponde disattendendo quello che è una normativa chiara e precisa. Giusto, segretario comunale? Mi rivolgo a lei in qualità di massimo, dirigente del comune di Amalfi. Detto questo, no, lei non ci può dire rivolgetevi di nuovo al responsabile, perché non possiamo essere rimortificati di nuovo dal responsabile. A questo punto noi ci rivolgiamo al sindaco e l'interpellanza non l'abbiamo inviata soltanto al sindaco, ma anche al responsabile al segretario, al dottore Russo, che in questo caso è responsabile proprio del funzionamento degli uffici comunali, e chiedo ufficialmente che il segretario attivi le procedure disciplinari nei confronti di chi responsabile, a cui un consigliere comunale manda un'interrogazione o un'interpellanza, non risponde, perché credo che ci siano delle sanzioni disciplinari, dottore Russo, mi corregga se sbaglio, da dover adottare nei confronti di un dirigente. Fra le altre cose dovrebbe essere anche notiziato il responsabile del nucleo di valutazione, perché questo comportamento omissivo da parte del responsabile è sanzionabile nella scheda di valutazione. In termini molto pratici, prende soldi di meno rispetto agli altri dirigenti, perché è un dovere di un responsabile rispondere a un cittadino in primis, ma soprattutto a un consigliere comunale. Detto questo, sindaco, noi vogliamo rendere partecipi il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, chiedendo se nella realizzazione della pergotenda è stato utilizzato materiale conforme al PUT oppure no, perché mentre al cittadino si dice tu devi realizzare tutte le tue opere strutturali di ristrutturazione con materiale conforme al PUT. Non vorrei che l'amministrazione comunale utilizzi materiale non conforme al PUT. Chiaro? Il motivo per cui abbiamo chiesto, lei ci dice, rivolgete, ma che facciamo? Gioca a rimpiattina? Ma tant'è che, allora, ribadisco il concetto, se il responsabile, qualsiasi responsabile compulsato, non dà riscontro a istanza presentata nei termini dei consigli, a parte che mi dispiace e vi ho inviato semplicemente a sollecitare, dopodiché però questa cosa che il responsabile non ha risposto all'istanza non è che autorizza a fare un'interpellanza, che però in realtà è un'interrogazione, perché le interpellanze nascono con una finalità diversa, nel senso che la precisazione che si possa fare una domanda sulla condotta dell'amministrazione rispetto a un determinato argomento e quali sono gli intendimenti dell'amministrazione, in realtà è un'evoluzione, a parte che nasce molti anni fa, in cui l'attività e la vita del Consiglio Comunale si svolgeva con modalità un po' differenti da quella di oggi, ma perché è volta a stimolare poi dei procedimenti, quindi dovrebbe essere svolta l'interpellanza su attività che poi stimolino un'attività del Consiglio stesso, non su
un procedimento puntuale che riguarda una pergotenda piuttosto che uno scalino. Allora, cioè, io qua, nel dirvi questa è un'interrogazione, un'interpellanza, sto cercando anche di dare il giusto peso agli strumenti che il regolamento di funzionamento del Consiglio dà a tutti i consiglieri comunali, perché come fate voi l'interpellanza la potrebbero fare domani anche i consiglieri comunali di maggioranza, e a loro direi esattamente le stesse cose che sto dicendo a voi. Quindi ribadisco di sollecitare nuovamente il responsabile, chiedo anche al segretario di verificare questa cosa, però sono informazioni di ordine tecnico che certamente né il sindaco né l'assessore competente né i consiglieri possono dirimere in questa sede. Infine, l'ultima interpellanza reca protocollo 1313 del 24 gennaio 2022, interpellanza su mancata convocazione commissione locale paesaggio e condoni, sottoscritti consiglieri comunali di minoranza. Premesso che con nota dell'11 novembre i sottoscritti interrogavano circa la mancata convocazione da molti mesi della Commissione Locale di Paesaggio e Condono, evidenziando che come da regolamento dovrebbe riunirsi con cadenza settimanale e che ad oggi non hanno ricevuto alcuna risposta in merito, chiedono di conoscere le motivazioni per cui tale commissione non viene convocata nonostante l'ufficio tecnico sia stato notevolmente rafforzato. I sottoscritti chiedono che l'argomento venga discusso nel prossimo Consiglio Comunale. Anche qui vale la stessa logica delle ultime note che vi ho dato lettura, nel senso che questa è una nota da indirizzare agli uffici. Ci tengo anche a precisare una cosa. Ma forse non ha ci tengo, so, no, io, allora, dottore, per favore, mi da fare una cortesia. Non dovete più dire non ha capito, non sa, non capisce, perché proprio, cioè, poi a quel punto, insomma, mi indisponete. Allora, chiedono di conoscere le motivazioni. La commissione condono non la convoca il sindaco, non la convoca l'assessore, non la convoca il consiglio. È un atto di gestione. Nella pubblica amministrazione italiana è stata separata, c'è cioè una linea di demarcazione tra la gestione e l'indirizzo. La politica fa indirizzi, gli uffici fanno gestione. Questa è una cosa puramente di gestione. Quando parlate di condotte, se mi aveste chiesto, ma visto che la commissione non viene convocata, che cosa pensate di fare? Probabilmente avremmo potuto immaginare di essere i che arrivate qua. Una l'ha saltata, se la vuole discutere, se no la discutiamo al prossimo consiglio. No, mo la leggiamo. Forse mezzo un così faccio vedere che sono attento, sindaco. Ho diritto di replica, sindaco. Momento, non ho finito. Sì. Ok. Allora, dicevo, quindi la convocazione, perché i motivi per cui non viene convocata la commissione può essere richiesto al settore competente in materia di paesaggio ed eventualmente al settore edilizia privata e urbanistica, che sottopone alla commissione le pratiche istruite per la commissione. Non lo dovete chiedere al sindaco, ok? Perché questa non è una interpellanza, questa è una interrogazione, quindi va chiesto con una formula diversa. Infine approfitto per dire, perché molte volte si dicono le cose ma non, forse non si ha cognizione di ciò che si parla, quando parliamo che gli uffici sono notevolmente rafforzati, dovete sapere che la pubblica amministrazione è un organismo dinamico, nel senso che quando il sindaco comunica che ci sono nuovi assunti, che sono stati assunti nuovi dipendenti, uno potrebbe essere portato a pensare, oh guarda, c'è sta tanta gente in più che lavora nel comune di Amalfi e quindi probabilmente si spende di più. Allora vorrei dire a chi fa indurre a pensare certe cose che esistono i pensionamenti e le cessazioni. Quindi quando facciamo delle assunzioni ci dovremmo chiedere a quante cessazioni il comune ha fatto fronte, cioè quanta gente è andata in pensione o quanta gente si è dimessa per andare a lavorare da un'altra parte. In particolare in questo momento all'ufficio lavori pubblici lavora lo stesso numero di funzionari che lavorava prima. All'ufficio urbanistica, edilizia privata e protezione civile, nonostante stessimo provando a rafforzare l'ufficio, è occorso che una dipendente si è licenziata perché è assunta in altro ente. Un'altra è andata in pensione, quello lo potevamo prevedere, infatti è stato attivato un concorso per istruttore amministrativo. Un istruttore tecnico che è stato assunto è andato in maternità. E quindi oggi non lavora e siamo andati a voto punto e da capo. Allora, quando diciamo sono stati notevolmente rafforzati gli uffici, dovremmo partire dal punto zero, cioè da dove partiamo e se abbiamo più dipendenti di quanti ce n'erano prima. Se qualcuno è andato in pensione e l'abbiamo sostituito, la somma è zero. Ok? Ho diritto di replica, sindaco. Prego.
Allora, sindaco, sul rafforzamento degli uffici non siamo noi a dirlo, sono i vostri dirigenti che pubblicano su Facebook delle notizie alla cittadinanza. Rafforzato l'ufficio tecnico. Quindi lo dovete dire ai vostri responsabili degli uffici. Se l'ufficio si è indebolito per effetto di pensionamenti e poi c'è stato sostituito, l'ufficio rispetto al punto meno uno, diventando zero, si è rafforzato. Perfetto, siamo d'accordo, si è rafforzato. Rispetto a prima si è rafforzato. Vabbè, detto questo, vorrei entrare nel merito dell'interpellanza. Allora, sindaco, probabilmente... Se non è un'interpellanza? No, dell'interpellanza di cui ha dato lettura, sindaco, quello là della commissione paesaggistica. Non è un'interpellanza, che è un'interrogazione? Ho diritto di replica, sì, non mi dà diritto di replica. Posso avere la replica? Prego. Oh, grazie. Se gentilmente da giusto 3 minuti. Sindaco, l'interpellanza scaturisce dal fatto che ci è stato riferito che la commissione paesaggistica e la commissione condono non vengono più convocate. Fino a qua potrebbe andare bene. Se invece il regolamento di funzionamento delle commissioni paesaggistiche e del condono viene approvato in consiglio comunale, sindaco, e se nel regolamento approvato in consiglio comunale, quindi è un indirizzo politico, e se nel regolamento c'è scritto che le commissioni paesaggistiche devono essere si devono convocare, autoconvocare, non devono essere neanche convocate, si riuniscono ogni settimana, ogni martedì, sindaco, il responsabile dell'ufficio tecnico che non fa svolgere le commissioni paesaggistiche rema contro a quella che è una volontà politica espressa in consiglio comunale mediante l'approvazione del regolamento di funzionamento delle commissioni paesaggistiche e condono. Quindi non potete dirci rivolgetevi al responsabile dell'ufficio tecnico. No! Io mi rivolgo al sindaco che deve puntare i piedi e far rispettare quello che è l'indirizzo politico espresso in consiglio comunale. E le commissioni paesaggistiche si devono riunire ogni martedì, perché le pratiche dei cittadini amalfitani non possono essere in ostaggio dell'ufficio. Quindi lei dovrebbe prendere carta e penna e notificare al responsabile dell'ufficio tecnico, chiedere il motivo per cui non fa rispettare il regolamento di funzionamento delle commissioni paesaggistiche urbanistiche. Forse probabilmente, sindaco, me lo consente, se rilegge di nuovo la nostra interpellanza, il significato è quello che vi ho detto fino adesso. Io sto chiedendo all'organo, all'assessore ai lavori pubblici, assessore, ma lei si sveglia al mattino e chiede al responsabile dell'ufficio tecnico, non mi rivolgo al sindaco perché in qualità, lei ha avuto la delega al sindaco ai lavori pubblici. Quindi il responsabile, poiché il sindaco le ha detto la delega... Ma non all'edilizia privata però. Al pubblico, chi è il responsabile? C'è il delegato all'edilizia privata? Non c'è il delegato all'edilizia privata. E allora il sindaco? E allora il sindaco deve scrivere al responsabile dell'ufficio trattino edilizia privata e chiedere il motivo per cui disattende il regolamento di funzionamento delle commissioni paesaggistiche. Allora, lo scopo della nostra interpellanza è questo. Non è, quindi non ci può dire, chiedete l'interrogazione a chi? Noi chiediamo all'interpellanza al sindaco per sapere, in qualità anche di delegato all'edilizia privata, di chiedere al responsabile per quale motivo in questo momento ha un comportamento omissivo nei confronti di una volontà politica espressa in consiglio comunale. Questo è lo scopo dell'interpellanza, per venire incontro alle esigenze dei cittadini che presentano la documentazione e non vedono un risultato e allora, stanno in ostaggio all'intendente dell'ufficio tecnico. Grazie. Allora, grazie consigliere, cercherò di essere sintetico, ma mi allontano perché devo andare al lavoro. Buon lavoro. Allora, cercherò di essere breve ma compendioso. Le motivazioni espresse dal consigliere De Luca sono sacrosante. Lo strumento utilizzato non è corretto. Infatti il consigliere mi invita a rivolgermi all'ufficio esattamente come avrebbe potuto e dovuto fare lui. Quindi voi avete il diritto di chiedere e di sapere per quali motivi non viene convocata la commissione o non viene convocata con la regolare frequenza, ma il responsabile tenuto a dare ragione delle motivazioni è il responsabile del o dei settori competenti. Questo è quello che ci tenevo a dire, perché io sono responsabile della giunta e del consiglio. Infine una precisazione: io non ho conferito la delega all'edilizia privata
perché non perché me ne stia occupando o perché me ne volevo occupare, ma perché diciamo i manuali prevedono che un settore del genere sia governato dalle norme, cioè l'edilizia privata, per come è stata codificata, è stata completamente spogliata dagli indirizzi del politico, cioè la giunta o il sindaco non può esprimere alcun indirizzo in merito alla gestione del settore edilizia privata, perché è completamente codificata la sua gestione. Al massimo il consiglio comunale può decidere di fare regolamenti che intervengono sulla materia che è oggetto della gestione. Ecco perché non c'è una delega all'edilizia privata, perché l'assessore o il delegato o il sindaco non è che può imprimere un suo indirizzo nel dire devi fare la sistemazione di questa ringhiera piuttosto che di questo muretto, perché il settore è codificato per intero, quindi in realtà è tutta gestione, non ci sta niente di indirizzo se non la regolamentazione. Poi, discorso diverso, condivisibile, è la gestione delle forze umane all'interno dell'ufficio, e vi ho rappresentato la difficoltà che si è registrata, perché quando eravamo prossimi a configurare un ufficio con un responsabile e 4 dipendenti, in particolare 3 tecnici e un amministrativo, purtroppo sono successi 2 fenomeni imprevisti. Cioè, un dipendente si è dimesso perché è stato assunto da un'altra parte e dopo 6 giorni è andata via, e un'altra dipendente che è stata assunta per fare fronte all'ufficio ha avuto una bella notizia e quindi è in maternità e materialmente manca sul posto di lavoro. Queste sono cose normali nella pubblica amministrazione. Quando parliamo di rafforzamento degli uffici, dobbiamo conoscere la situazione che si sta generando nelle pubbliche amministrazioni italiane. I comuni si stanno svuotando. Ci stanno comuni di 50.000 abitanti nell'entroterra, nell'agro nocerino sarnese, che hanno lo stesso numero di vigili di Amalfi, con 10 volte gli abitanti e 20-30 volte il territorio da coprire. I comuni, tant'è che noi ci arrivano continue richieste di utilizzare le nostre graduatorie, perché ormai dipendenti dalla pubblica amministrazione non se ne trovano più. I comuni si stanno svuotando, questa è la situazione. Il fatto che noi siamo riusciti a rispondere velocemente a questa crisi che ha riguardato anche il comune di Amalfi, perché sono andati quasi tutti in pensione, un po' per scadenza da età pensionabile e un po' perché ci sono stati degli strumenti che hanno incentivato l'uscita, noi abbiamo fatto fronte. Però succedono cose come nel corpo umano, a volte capitano delle cose impreviste a cui bisogna fare fronte. Il consigliere Laudano mi ha sottoposto un'altra interrogazione che effettivamente mi era sfuggita. 19411 del 22/12/2021, non c'è oggetto. I consiglieri comunali di minoranza, premesso che nel mese di ottobre 2019 si verificò un evento franoso presso il sentiero denominato Canale delle Monache, che tale evento produsse la caduta del sentiero comunale della Nessa Ringhiera, che il materiale di risulta grava ancora sulla macera sottostante e che a lungo andare esso potrebbe causare cedimenti nell'area sottostante, che a loro volta i terrazzamenti sottostanti sono in precarie condizioni in quanto da anni non vengono sottoposti a manutenzione, e che questo stato dei luoghi potrebbe portare ad uno smottamento di grosse quantità che rovinerebbe nell'area sottostante ubicata nella frazione di Vettica, e che i fenomeni franosi, la caduta delle macere e il dissesto sono problemi gravi e molto dibattuti del nostro territorio, e che le istituzioni dovrebbero intervenire celermente onde evitare disastri. Richiamato l'articolo 38, chiedono di conoscere il motivo per cui da oltre 2 anni non si è intervenuto per togliere i materiali di risulta e ripristinare il sentiero e la ringhiera. I sottoscritti chiedono che l'argomento venga trattato in consiglio comunale. L'istanza è conforme all'articolo 38 del regolamento, per cui chiedo al consigliere Laudano, su indicazione del dottore Del Pizzo, di trattare, e poi replicherà l'amministrazione. Allora, non so se a tutti i presenti conoscono la stradina Canale delle Monache, un sentiero che collega Tovere con Vettica. C'è stato questo smottamento a ottobre 2019, sono più di 2 anni, 20, 21, siamo nel 2022, 2 anni, tutto il materiale sta sulle piazzole perché c'è una specie di agrumeto in abbandono al di sotto. Naturalmente è difficile ispezionare i luoghi avendo per vedere una panoramica, ci vorrebbe un drone, però credo che il lavoro dovrebbe essere fatto abbastanza celermente. È passato troppo tempo, la stradina è abbandonata a se stesso, chiaramente. Diciamo, l'accusa che rivolgo è sempre la stessa: siccome si tratta di un piccolo sentiero,
che praticamente è attraversato da pochissime persone, eccetera, eccetera, sta in stato completo di abbandono, continua a cadere giorno dopo giorno, pietra tira pietra, terra chiama terra, eccetera, eccetera. La domanda è che pongo è la seguente: come mai da 2 anni e mezzo, da 2 anni e più, non si interviene, eppure trattasi di un lavoretto, non è un lavoro stratosferico per il quale dobbiamo impiegare 200.000 euro, eccetera, eccetera. Questo è il tutto. Grazie consigliere. Risponde l'assessore alla protezione civile, dottore Francesco De Riso. Grazie sindaco. Allora, l'evento vi vede coinvolto sia per la questione relativa alla protezione civile sia riguardo alla sentieristica, che in realtà per entrambe le cose, diciamo, dovrei essere lavori pubblici, manutenzione. Vabbè. Dipende da come la sindaco. Siamo al limite, vabbè. Vedete voi. Preso atto effettivamente del ritardo, così come anche in altri posti, per una serie di motivi che conosciamo tutti, perché tra lavoro agile, frane, pandemia, no, c'è stato un rallentamento negli interventi. Comunque, voglio, questo non giustifica il ritardo, e voglio portare a conoscenza il consigliere Laudano che lo richiede, i colleghi dell'opposizione e un po' i cittadini che ci ascoltano, che l'intervento sarà di ripristino del tratto franato e quindi automaticamente anche di rimozione del materiale franato sulle piazzole sottostanti, sarà effettuato nei primi mesi del 2022 e l'iter è già avviato, quindi a breve faremo l'intervento e quindi metteremo in sicurezza la zona. Quindi possiamo stare tranquilli, voi avete fatto l'appalto contro uno, avete fatto uno. Che io la situazione è drammatica, nel senso che non sappiamo se è più drammatica, perché non conosciamo lo stato dei luoghi, anziché ci fosse, se la cosa fosse più grave, cioè sta tutto abbandonato da 2 anni e 2 mesi, tutto quello che ho avuto, cioè, parliamo bella terra, cioè da Sagli e da Rallapald là, perché sennò cangiona scimmiciù. Ci siamo saliti. Vabbè. Grazie. Arriverò un paio di mesi allora. Allora, l'ordine del giorno è stato esaurito anche per quanto riguarda le interpellanze che sono state tutte discusse, per cui al termine di questo lungo consiglio dichiaro la seduta chiusa e ovviamente saluto tutti i cittadini che ci hanno seguito dal web, anche per la pazienza che hanno avuto vista la durata del consiglio. Buona serata a tutti. Buona serata.